quotidiana, desidero condividere con voi una preoccupazione e un auspicio. Visitando la nostra diocesi, ho visto un buon numero di parrocchie che sono ormai da anni prive di un sacerdote presidente. Spesso queste chiese sono chiuse, qualche volta addirittura abbandonate. Tutte di questa complessa situazione che stiamo vivendo in questi anni, ho raccolto spesso le richieste pressanti del popolo cristiano, in particolare di tutte quelle parrocchie più piccole che desidererebbero avere la presenza stabile di un sacerdote a loro dedicato. Ma come fare e che cosa fare? Non posso certo immaginare, come ho accennato, una ripresa numerica immediata nelle ordinazioni presbiterali. Tutto può accadere, ma il vescovo che un uomo deve procedere secondo dei ragionamenti possibili. Ma mi sembra nello stesso tempo che la fede di coloro che mi pongono queste richieste e anche la presenza di un numero così cospicuo di diaconi permanenti di diocesi suggerisca le vie di una prima risposta. Ed ecco la mia proposta, possiamo chiamarlo anche il mio sogno. Là dove è possibile, ogni piccola comunità radunata attorno a una chiesa che non può essere servita dalla presenza stabile di un presbitero, possa trovare in un uomo o in una donna, laici, o in una persona consacrata, o in un diacono permanente, oppure un lettore, un accolito, un ministro straordinario della Santa Comunione, insomma in tutte queste figure, un punto di riferimento stabile, un continuo e fedele riferimento al moderatore dell'unità pastorale per la cura di quelle comunità. Quindi propongo che si ponga allo studio degli uffici della nostra diocesi che le comunità che non possono essere servite stabilmente dalla presenza di un presbitero abbiano una figura laicale o di diacono o di ministri, accoliti, lettori, ministri dell'Eucaristia, eccetera, come punto di riferimento stabile per la cura di quella comunità. È un progetto che non si può improvvisare e che ha bisogno di molta attenzione e preparazione, ma che mi sento oggi di inaugurare qui davanti a voi in questo momento così solenne. Questa sera, affidando questo mio auspicio agli organismi diocesani che dovranno aiutarmi nella sua realizzazione, mi limiterò a due precisazioni che ritengo essenziali. La prima: non voglio in nessun modo favorire la nascita di conflitti di potere. C'è il laico, c'è il prete, c'è il diacono, ma all'opposto trovare le vie per una più grande comunione.